Buonasera, buonasera, due volte, sai perché? Raddoppiare cose buone, certe volte meglio è. Il mattino loro in bocca, poi c'è ora di mangiare. Pomeriggio fai merenda e la sera arriverà. Buonasera, buonasera, due volte, sai perché? Raddoppiare cose buone, certe volte meglio è. Amici di Video Mediterraneo, bentrovati e buonasera, buonasera! Due volte! Due è anche il numero della nostra stagione, seconda stagione che comincia in maniera scoppiettante, con tantissime cose confermate, tanti cambiamenti, che vedrete naturalmente anche nel corso di questa puntata. La prima novità bellissima è che non solo siamo in diretta dalle 19.45 alle 20.15, ma siamo anche in replica domani mattina dalle 12.30 alle 13, dal lunedì al giovedì, mi raccomando, è il venerdì, facciamo vacanza. Musica! Trovano né fortuna, ma sono l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate. Dai, adesso sei un posto un po' meno caldo. È una casa per noi soltanto. E tu sai dove? Dimmi dove, quando. Dimmi dove, quando. Da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida. Non conta neanche il traffico che c'è. Dimmi dove e quando. Da stasera non arrivo in ritardo. Senza tante parole e manda la posizione. Oh, 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 dimmi dove e quando. Cominciamo con Benji e Fede, applauso alla BB Band. Dopo una donna che canta, ce n'è un'altra che parla. E come parla la nostra prima donna, Roberta Amato! Eccomi, eccomi! Sono caduti i fogli. Passo sul telefono che sta marciavagliando. Ecco. Ma guardala, intanto quello è il tuo. Sì, salve, buonasera, buonasera. Due volte. Oh, due volte. Sì, oggi sì. Si parla di palestre, ed ovviamente sono io a parlarne perché sono la più autorizzata. Aspetta, aspetta, no. Calma. No. Ancora non abbiamo detto i contatti, non abbiamo detto l'argomento del giorno. Oggi si parla di palestra. Me l'ho detto io. Aspetta, oggi. Ma calma. Allora, di cosa si parla oggi, di caro Carlo? Oggi si parla di palestra. Bravo, bravo. Ma Maritto, Andre parla di palestra. Sì, ma nel senso. Oh, che prima il bello della diretta. Sì, sono aspetta, calma, dobbiamo anche ricordare i contatti. I contatti ce li ricorda Ivana, Ivana che ha cantato, ma adesso parla. Ivana, Ivana, dici quali sono i contatti. Seguiteci dal lunedì al giovedì, dalle 19.45 alle 20.15 sul canale 11 e 511 in HD. Video Mediterraneo. Bravi. Si parla bene così. Bravissimi. Perfetto. Sei contento? Sì. Beh, ci sono anche i social, naturalmente, ce li ricordiamo. Quali sono, Giambirtoni, i social? Abbiamo tutto, Instagram, tutto, Facebook. Tutto. Non tutto. Ci manca niente. Bene. Non ci facciamo... Così, finito? Vogliamo ricordare anche quali sono? Buonasera, buonasera. Li dico io i contatti. Pazzo, allora, sì, ci trovate sono due su pagine. Facebook, esatto. E su Instagram alla pagina Buonasera, Buonasera. Beh, oggi... Allora, oggi parliamo di palestra perché naturalmente molti in vista delle vacanze di Natale magari dicono mi metto in forma prima, così prima dimagrisco, durante le vacanze mi mantengo perché voglio mangiare a spaccare le cotolette ai sabò, non punto 2 euro a cavallo, punto una fetta di scacciata e poi diventi madarazzo malo in chiudo. Esatto. Linges duaga. Bene, ecco. Quindi ci scriviamo oggi della palestra, della palestra. Bene, è arrivato il mio momento, l'evento più seguito di buonasera, non buonasera, vero, il picco, raggiunge il picco. Sì, sì. Oggi vi parlo dei tipi da palestra. Tipi da palestra. Stacchetto! Tuo bestiale. Ma che vuol dire stacchetto e lo chiami? Per resistere agli urti c'è della c'è anche il video della palestra. Ma ragazzi, quella sono io, guardate. Bravo, Davide. Ci sono diversi tipi da palestra, perché naturalmente quando vai in palestra...
trovi tante tipologie di persone, trovi un vero mondo lì dentro. Allora c'è chi duca si fa l'abbonamento annuale e ci va su tutto va buono due voti, vero, come per esempio me, io chi duca va a palestra e poi dopo si mangia don con la corogna con tutti gli scappi su mazzo e lavoro rosso, io sempre che lavoro rosso, sì. Big three. Sì. io chi duca ci va visto da usa mandalir pacciaccari, vero poi c'è... oh quando fare l'esercizio, esatto, come so. Oh succede. Chi duca sure fa fedorici buddan funnata, io no, non è vero chi duca si potti proteine in do barattolo cappene rapidi a scappare di notte e notte aspetta e le mangia nel gabinetto nello spogliatoio, con tutti la mangia la banana, l'insalata di tonno e poi le proteine, ma soprattutto con quegli altri che si cambiano con la ciolla di fuori. L'abbiamo perché detto, lo fanno? L'abbiamo detto, vi devi dire, ma come, perché lo fanno? Non si può fare. Oh, poi c'è chi da casa scuota Genne Celeste sopra da Perulana e pare che sta leggendo Corano. Io la faccio. quella che fa zumba e se ne va a sinistra, tra l'altro tutto a destra, tutto a destra, insomma la ballerina di zumba, chi è che leggings con tutto su menzegliammi, c'è sempre chi ha scusa di fare l'esercizio buono, ti tasta come un mulone di ciauro solo le ragazze. Ora cari istruttori, perché voi quando ci sono le ragazze sei in difficoltà e si avvicina così con la testa che traballa, anche gli uomini vanno aiutati, non si fa. Vabbè. Poi c'è Udignuso, che c'è sempre un Udignuso nella palestra. Ma perché? Qual è la peculiarità? Udignuso nella palestra. Ma c'è ovunque. Ma... chi dica si fotografano tutti surati perché se... chi no dica... pain no gain, esatto, chi dica si fotografano asciutti perché tanto ci vanno più con bassa, chi dica si controlla una tartaruga da panza di minuto a minuto per virare su c'è una tartaruga perché di minuto a minuto può canciare, oh, chi di russi c'è di che si affrontano perché vicino a una solo di Diletta Leotta, io così guardo di profilo. Poi c'è il classico chi di 60 anni che passa e ancora sambuna spissa col capello super corto grigio che hey, i signoruzzi Ropilates che appena fatta sono le mie preferite, chi di ro yoga che mangia una scagliola e uso gli aggini, sì anche quelle, chi di capisce una vendichiela con tutti i robbi bagnati e si dà un ondo specchio e dicono a giugno sì addivento come a Gabelgarco, ma questa frase non la finiscono mai, a giugno è finito, i tagliatori di prosi, prosa si può dire subito in Italia, sì, i tagliatori di prosi i culetti. Lo squat e chi deve fare uno squat e si fotografano prosu e lo mettono su Instagram con una frase di Leopardi sull'importanza della bellezza interiore che la scrivevo manco Leopardi ma gli ci accollano a Leopardi e ultimi ma non per ultimi chi dico panino cabresaola su TV un panino con mortadella di Italia una usa casi un moscio di Firenze tipi da palestra, brava Roberta Mato, applauso a lei. Da una donna spietata come la nostra prima donna passiamo anche ad una donna leggiadra che quando parla naturalmente lo fa con cognizione di causa, lo fa seguendo la scienza, perché lei essendo una pedagoga ci sa dire cosa ha studiato circa le palestre, che cosa sei andata a cercare? Sono andata proprio sul campo a chiedere quali sono le motivazioni per cui ci si iscrive in palestra. Addirittura, e vediamo, va. Motivo per cui ci iscriviamo in palestra? Per migliorare la nostra salute, per mantenerci giovani. Per non andare dallo psicologo. Dopo che fai 8-10 ore con gente e clienti come lei, dallo psicologo poi ci vado io. Per stare bene, per divertirsi e perché fa bene la salute. Quindi andiamo in palestra, scarichiamo tensione, stiamo bene con noi stessi, produciamo endorfine, benessere, conosciamo un sacco di gente carina e simpatica. Ma si attracca in palestra? Penso di sì, cioè per questo vengono anche. Molti parlano, io li lascio parlare perché anche fa parte del gioco, quindi metterli a proprio agio, quando una persona è messa al proprio agio lavora meglio. Fanno anche sacrifici per andare in palestra. Sì, anche perché andare in palestra implica almeno un'ora e mezza. Ci dobbiamo mantenere belli e giovani. E anche per stare bene, per scaricare anche la tensione lavorativa e... Ma no, questo è solo il riscaldamento, Da quando ti dicono ma sei magra qua là, ma c'è tantissimo sforzo dietro. Fare borsoni, docce, organizzarsi. Io rimango qui, lei okay. Si allena. Vieni, iscrivetevi in palestra. Vi aspetto. Buonasera, due volte sai perché.
praticamente ne hai approfittato per allenarti a scrocco. Un po', sì, è vero, l'ho fatto anch'io, qualche peso, qualche esercizio, anche perché poi è divertente andare vero, in palestra. Certo. È un mondo totalmente affascinante. Cioè, allora, diciamo la verità. Sì. Il momento dell'iscrizione in palestra è un momento catartico, no? Certo che sì, si fanno tante rinunce, tanti sacrifici, ma resta comunque molto affascinante. Ma perché scarichi in palestra, fai amicizia, ma anche no, perché hai le cuffie, cioè sono diversi tipi di approccio. Cioè, ci si isola, ma nello stesso tempo si socializza. In mezzo alle persone, se ti va fai la chiacchierata, se ti va invece ti metti lì a fare il tapirolan da solo. Può succedere. Può succedere, ma la bellezza sta anche nella varietà dei corsi che vengono proposti. Esatto. Ci sono corsi più dinamici, tipo lo spinning, la fitbox, le arti marziali e poi ti dico la zumba. Giusto. Poi ci sono quelli più statici, tipo il pilates. Vabbè, che poi è statico fino a un certo punto, perché ti elasticizza, ti rende elastico tutta la situazione della ginaglia. Quindi, capito? Là ce n'è un po' per tutti i gusti. Vero. Ma soprattutto fare attività fisica permette di stimolare l'ormone della felicità, la dopamina. La dopamina, che non solo con la palestra ma anche con la corsa. Addirittura dicono che sta dopamina crei dipendenza. Quindi quando sei assiduo e non vai per un po' di tempo in palestra oppure salti un giorno, senti la mancanza, inizia a sclerare. Verissimo. E comunque questo aumento della dopamina poi ti permetterà di avere sicuramente una vita sociale migliore, cioè di avere un approccio con le persone differente, di porre degli obiettivi, e poter raggiungere questi obiettivi fa sì che si aumenti la propria autostima. Quindi va bene mangiare, va bene tutto, però se gli mettiamo anche un po' di palestra, mica essere fissati per forza con lo sport e le cose, però no, se gli mettiamo un po' di palestra. Che salutare fa bene. Salutare. Dormire. E adesso musica, perché poi riprendiamo con i tipi da palestra, mica abbiamo finito qui. Well, you don't do me bad pity. I try to be chill, but something I'm empty. I feel right to the cracks. Now I'm trying to get to bay. Before you come around, I'll be giving in my best sense. And now you're going to stop by divine intervention. Rocky needs to give my turn to win some more land. So I won't hesitate no more. No more, get away, I'm yours. There's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Vabbè, non l'abbiamo saputa cantare, pazienza. Abbiamo beccato anche il momento di I'm yours. Questo lo sappiamo tutti. Giorgia Rapisarda, applauso alla nostra piccola. Grazie. Della comitiva. Ci dice nel backstage, nella camera spente, che è bravissima, una bravissima ballerina, quindi lei si allena, non va in palestra nel senso tradizionale del termine, cioè non alza i pesi, non fa i bicipiti, li fai? Non nel modo tradizionale. Che ha detto parola? No, certo, nel senso li alleni in altro modo, tipo? Ci sono tanti modi adesso. Ecco, come fai? Come ti tieni in forma andando a scuola di ballo? Farete non solo ballo, cioè farete stretching? Assolutamente no, c'è tutta una preparazione fisica molto dura. Ecco, avanti, forza, faccio un balletto. No, non funziona. Non ce lo può fare, non è ballerina. No, sì, ma ecco, quello è un tipo di stretching, vedi Davide, bravo Davide, addirittura, quella signorina. Chi sta a fare gli esercizi? Quindi ci sono gli squat, che esercizi fate? Allora, volevo precisare prima che tra ballo e danza c'è molta differenza. Ecco qua. Poi, secondariamente rispondo alla tua domanda. Grazie. Allora, facciamo tanti addominali, tante dorsali, tanta corsa per allenare la nostra resistenza. Avanti, forza, curi! Tanta corsa! Evita, lasci stare! Insomma, ti tieni in forma con diversi accorgimenti. Questo è molto importante perché appunto noi danzatori dobbiamo faticare tanto, al contrario di quello che alcuni pensano. Ma tra ballo e danza? C'è tanta differenza. Brava, e bravo Carlo Savo che adesso ci parla, altro, perché mica in palestra tu ti iscrivi, vai, come sì, diceva Roberta, vero. Ci sono anche dei momenti durante ci sono dei momenti durante i quali poi ti guardi allo specchio e dici mamma mia, come fa fare, bravissimo, cioè, hashtag proprio, hashtag in questi tempi si mette hashtag come fa fare. Allora,
Noi abbiamo stilato quella sì. che è il menù delle c'è un'equipe dietro queste c'è un'equipe certo sì. C'è un'equipe molto numerosa, il menù delle giustificazioni. Bene. Sì, perché in pratica ad arrivato dopo un certo punto tu non ci vuoi andare più in palestra e siccome vero, il vero. Senso di cioè ti mangia il rimorso, il rimorso ti mangia ah, cioè, cioè, ti mangia è un'altra cosa. Come ti mangia scivola lima. Esatto. Andiamo avanti, allora devi trovare delle giustificazioni per non andare. Bravo, quelli bene. Più quotati sì. sono mi è morto un nonno. Uno su quattro, tutte uno e quattro insieme, certo. Anche perché c'è chi ha la fortuna di averle tutti e quattro e quindi si può giocare quattro carte nell'anno. Vero. C'è invece come me, sono sprovvisto, sono orfano e quindi a cuccia a collo no, non glielo posso dire, è morto il mio nonno di mia andiamo moglie. Avanti, no. Altra scusa. Mi sono lasciato con la ragazza, si può sa succedere, che può succedere. In quel caso la depressione proprio ti bussa alla brutto, porta. È brutto lasciarsi allora con la non ci vuoi andare in palestra. Non puoi andare in palestra. No, perché non puoi guardare le altre ragazze. Basta, non puoi metterti a fare poi pensando alla tua ex. No. Ho una pubalgia alla spalla. No, essendo pubalgia, che... interessa il pube. E invece ci sono quelli che hanno una pubalgia alla spalla e quindi dici, ma non ci posso andare perché c'ho la pubalgia alla spalla. Pensa come sto messo. Mi fa pipì sotto l'ascella. Vabbè. Andiamo avanti perché ho i funghi. Nelle docce può succedere, ragazzi, cioè, soprattutto quando vai in piscina oppure in piscina. Se vai a fare la doccia con i piedi scalzi vai a fare esatto o i funghi e quindi certo. E mi sto organizzando con gli amici per raccoglierli, capito? Per raccoglierli. Ah, per raccoglierli con gli amici, okay. Una scampagnata. L'ultimo mi è morto di nuovo il nonno. Carlo Savoca, purtroppo lui di scuse se ne inventa quante ne vuole, ma pazienza, insomma, cercheremo di... È vero, anche io, i nonni no, però qualche scusa la dico a me stesso ed è una cosa molto brutta, perché quando dici scusa a te stesso sei debole di carattere, questo può succedere. È il momento di parlare di una cosa tecnologica che ha a che fare con le palestre, ce ne parla il nostro tecnologo, cioè Davide Di Bernardo. Applauso a Davide. Bravo! Perché poi fa un gran lavoro, come si dice. Nessuna scusa, ti devi muovere, Che succede allora, con queste palestre, high-tech, wifi, allora, che succede? Come si aggiornano i telefonini, sì. Le macchine e tutt'altro, si aggiornano anche le palestre. Vero, vero. Quindi non ci sono più quelle palestre di una volta con i pesi tutti rugginiti, sì, con vero. I tapirulan. Che poi ti fanno puzza le mani perché esatto. Tocca di manubri e fanno puzza. Infatti ci sono amici miei che portano i guandini. Guandini. Anche io. Che poi fa male. I guandini. Ah, la pellicina. Oggi voglio parlarvi delle palestre... con il wifi. Ecco, ma che non è il wifi che pensate voi. Non è soltanto quello per connetterti, per esatto, ascoltare musica, esatto. No, un'altra cosa. Ci sono delle palestre, ce n'è anche una a Catania che naturalmente non nominiamo per non fare nessuna pubblicità. Ci mancherebbe. Ma ormai tutta l'Italia ne è provvista, esatto, che grazie a un'attrezzatura come quella che vedete in foto, riesce a posizionare degli elettrodi. Una cosa molto pratica, tra l'altro, sì. Cioè, basta mettere una muta. Bravo. Esatto. Però diciamo con 86 cinghie hai presente quando vendevano in televisione quelle fasce che si mettevano nella pancia, certo. E c'erano quelle tutte con l'addominale belli, esatto. L'ho comprata, no. Questa cosa perfettamente inutile. E allora l'evoluzione l'evoluzione di quella stupidaggine in realtà è questo kit che puoi utilizzare in palestra e che in 20 minuti, solamente in 20 minuti, riesce a far fare al nostro corpo un lavoro che sia di almeno 2 ore settimanali. Bene. Devo dire che i risultati ci sono, come si vede io non l'ho provata, però anche le palestre diventano digitali. Bravo Davide, congratulazioni per questa notizia, anche se noi tutti crediamo che insomma sudare, fare un po' di sport faccia bene anche alla mente, va bene il wifi, va bene l'high tech, però insomma un po' di esercizio sano e tradizionale non fa mai male. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
il momento di parlare di palestra in maniera seria, in maniera concreta, non me ne vogliano i ragazzi che ne hanno parlato adesso, ma quando uno ha una giornalista in studio che fa? Non ne approfitta. Ma certo. La frutta. Agnese Maugeri. Buonasera, buonasera. Le palestre, che mi dici delle palestre? Le palestre, sì, sfondiamoci gli addominali, però esatto. Ci vuole una corretta alimentazione. Giusto, 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 perché poi se vai in palestra e non mangi giusto, che fai? Hai rovinato il tuo tempo. Diventi madarazzo malo in chiudo. Vabbè. Quindi ho fatto una ricerca sulle diverse diete che vanno diciamo in voga in questo momento. Perfetto. Ce ne sono sempre le solite: dieta zona, dieta dissociata. Ecco, la dieta zona, tipo se stai al Canalicchio, provincia di Catania, devi fare un tipo di dieta. Non mangi quello che mangia quello del Fortino. Esatto, se stai a Modica devi evitare i mustazzoli perché fanno benissimo al palato, ma malissimo per la forma fisica. Ho trovato una dieta molto simpatica che è quella del biscotto. Ah. Cioè, mangi soltanto biscotti iperproteici e basta. Ah. E poi c'è una dieta molto importante fatta da un professore italiano, Walter Long, all'Università della California, che è la dieta Mimo. Ti dice praticamente così, che... con la bocca chiusa, il Mimo non la parla. Si scali sicuro. Bocca... È una dieta priva di proteine che ti consiglia almeno una volta al mese di digiunare. Questo cosa fa? Fa sviluppare le cellule e le fa purificare. Capito. E previene diverse malattie come per esempio l'Alzheimer o come anche il cancro, perché c'è un riformarsi di cellule nuove nel tuo corpo molto più velocemente rispetto ad un'alimentazione base normale, magari iperproteica. Ora io sto pensando, ma tu in giro per la città cosa sei andata a chiedere alle persone con questa alimentazione? Cosa mangiano? No, scherzo. Però no, quale dieta loro seguono? Ecco, importante, quale dieta seguite? Sentiamo. Buonasera, buonasera, due volte sai perché. Per mantenerci in forma, voi seguite un'alimentazione particolare? Sì, panino con la milza, proprio ho comprato oggi. Sì, no, ci facciamo attenzione. Sì, sì. Facciamo attenzione a quello che mangiamo, ma non qua in Sicilia perché siamo in vacanza, abbiamo deciso di derogare su qualunque cosa. Quindi qui proprio la buffata. Sì, qua non si fa dieta andare. Perché si mangia benissimo per cui... E di solito cosa fate? Eliminate carboidrati o...? Sì, fondamentalmente carboidrati. Grazie, di origine vegetale, burro, tutte queste cose non le usiamo assolutamente. In forma, voi che tipo di diete seguite? Nessuna? Alimentazione selvaggia proprio? No, vabbè, dipende, quando c'è da fare la dieta si fa. E di solito cosa fai per... La carne, l'insalata, la carne e il pesce. Per mantenervi in forma, che tipo di alimentazione o dieta seguite? Sana, verdure soprattutto, carboidrati e proteine. Oh, religia al dovere! In questo momento proprio sto facendo questo. Perfetto, quindi niente carboidrati? No, sì, carboidrati, pochi, proteine, tante verdure. Okay. Tu invece? Io ho un paio di problemi ancora con la dieta. C'ho delle scorzette in questo momento, cioccolato, però vabbè. La gente è variegata, la gente ha diversi gusti, ha diverse passioni. Bisogna dire che ci sono molti millantatori, quindi è bene andare da un nutrizionista tipo per quello seguire. Non lo citiamo perché sennò ci querela. Non si dicono i nomi. No, non abbiamo i soldi però, per difenderci. Però è bene andare da un nutrizionista per seguire appunto una dieta giusta anche al proprio esatto, fisico. Esatto, equilibrata. Mi raccomando, ricordate l'esercizio fisico e poi una volta a settimana si sgarra. Giusto Gian Birtone? Parlo con te direttamente dello sgarro. Dietro qua di ci noi, sono dei pregiudizi in questa trasmissione. Dei pregiudizi, non... bene. La dieta, te lo dice uno, che dieta ne ha fatte anche con ottimi risultati. Tu beh, ecco. Certo, una volta nella vita sì, per il resto sì. Lo sgarro è importante, sì, ma non è uno sgarro, no. Una giornata dedicata allo sgarro, perché mentalmente tu tutto quello che vedi là lo assimili un giorno. No, perché poi muori. No perché? Si muore, cioè, assimilando tutto quello. Io esisto, ancora sono anni. Vivo, quindi vuol dire che... Ancora quindi, per poco, vedrai. Lo sgarro. Vabbè, è il momento, caro Davide, di levare quelle immagini e tornare tranquilli. Facciamo un po' di musica e poi parliamo di un gradito ritorno qui a Buonasera, Buonasera. Il paradiso tu vivrai se tu scopri quel che hai, non ti accorgi che io amo già te. La vita è così, tu quando non hai vuoi avere di più, e dopo che hai ti accorgi che tu fermarti non puoi e vuoi quel
Mamma, ma che colpo è stato! Ma ricaricando su, è bellissimo, ora me lo compro pure. Questo palmo è perché la pelle aumentando. Ora me lo compro però in casa mia. Un castello. Non si può. È il momento di un gradito ritorno, dicevo, perché torna il momento della rubrica del sito gettonatissimo, momento più amato dagli amanti della musica italiana. 051 11 11, siamo tornati per la seconda stagione. La nostra mission, la mission vera di buonasera, buonasera. Due volte. L'unica attenta è l'amato qua dentro, io non l'ho capito. Incucchiamo i buchi, amici, abbiamo lavorato, ecco, per voi. Sì, abbiamo una mission, nel senso che abbiamo questo compito, vogliamo far riunire il celeberrimo gruppo dei Pooh composto da 5 elementi. 4. Come Robin, Dodi, Stefano e Red, Riccardo, anche Riccardo Foy. Alla nazionale. Ma che nazionale, vabbè. E quindi cosa hai fatto tu? Le avete passate di tutte. Sai che è uno dei pochi gruppi musicali italiani con la fedina penale sporca? In che senso? Il mio compagno di capello, cos'è questa l'unico col nome decente, Stefano Dorazio, è stato in Gattabuia. Davvero? Veneto, 1972. Sì. Ha sbagliato. Ha sbagliato chi l'ha arrestato. Ah, addirittura, sentiamo. Uscì su tutti i giornali, sì. Lei non sa chi sono io. Dorazio, mentre era zona Veneto. Zona Veneto, un quartierino. Era in Veneto per un concerto, è vero? Sì. E c'era una ragazza che stava attraversando Come si chiamava? Chi? La ragazza. Era straniera. Stava attraversando. Si sa anche che. Vabbè, stava attraversando la strada. Sì. Una macchina a velocità prova che fece a schivarla e iniziano gli insulti. Allora Dorazio, che ci ha visto sempre lungo con le donne. Tac. Prende le difese delle ragazze, dice: lei non sa chi sono io, ed era un capitano dei carabinieri. Aia! Nei secoli fedele. Capitano! E lui ha detto: Dorazio, e chi se ne frega? Il risultato. No, brutta cosa. Si passò una notte in brasiliano in Gattabuia bar. E il problema è che le sere avevano il concerto. Ah, ecco. Yeah. E quindi sai come hanno suonato i Pooh? Come hanno suonato? Come noi, senza la batteria. Perché Dorazio? Bravo Gianbirtone, incontriamo i Pooh. Ma soprattutto, restate con noi. Non ce l'abbiamo il sito, non posso dire www, però sui social, su internet e anche naturalmente su Video Mediterraneo, canale 11 e 511 con Buonasera, Buonasera. Due volte! Grazie, a domani! Buonasera, buonasera, due volte, sai perché? Da doppiare con...